Un giorno scoprirai che il problema più grosso non è portare qui la roba, ma come riuscire a spendere tutti questi soldi. Io spero di averlo presto, questo problema. Ah, ce l'avrai quel problema, sta tranquillo. Vieni a sederti qui, dai. Ehi, ma dove cavolo sta Elvira? È tardi. Valla a cercare, per favore. Cristo, quanto è puttana. Passa metà della vita a vestirsi e l'altra metà a spogliarsi. Bisogna beccarla al volo, allora. Viene subito, sta arrivando. Sì, bisogna saltarle addosso quando è distratta. Yeah, è il momento migliore. Voi che fate stasera? Volete venire in un ristorante con me? Avete fame? Sì, io mi mangerei un cavallo. E io ti faccio cucinare un cavallo. Ah, allora vieni. Allora, dov'è che ti hanno beccato? Lì, sul fianco? Niente di male. È entrato e uscito. E si è ficcato nel... Io avevo finito la pallotta. Mentre stavo cambiando il caricatore, un tizio mi ha beccato proprio sotto le costole. Se mi prendeva 5 centimetri più a destra, mi passava il polmone da parte a parte. Mi sono fatto fregare con... Quante pallottole hai beccato? Pallottole? Una pallottola, per fortuna, ma da 9 millimetri. Poteva andare anche peggio. Il dolore non ne ho sentito tanto. Mi faceva solo rabbia perché non potevo aiutare Tony. Ma lui se l'ha cavata bene anche da solo. Anche peggio, no? Elvira, dove diavolo eri? Sono le 10, baby, io muoio di fame. Tu hai sempre fame, perché non provi a digiunare un po'? Ma dove vai adesso? Vieni qui. Voglio presentarti due amici miei, vieni, dai. Tony Montana, Elvira. Ciao. Manny Ribera e Elvira. Allora, siamo in 5. Dove andiamo a cena? Pensavo di andare al Babylon Club. Ancora? Ancora. Sai una cosa, Frank? Se un giorno qualcuno decidesse di assassinarti, non faticherebbe molto a trovarti. Assassinarmi? E chi diavolo può volermi assassinare? Io non ho nemici, ho soltanto amici. Non si può mai sapere. Magari il battitore della tua squadra di baseball. Il battitore? Quel figlio di puttana non ha mai toccato base in tutta la stagione. Dovrei ammazzarlo io.